Allora, esco. Ride. La vecchia diatriba tra i draghi e le sirene. E vai. Pesco. Non so neanche se è una rivincita proprio diretta. Non so neanche se è una rivincita proprio diretta. Sì. Non fosse tra questi due mazzi, però No, tra. quello intendo. No, qui, cretino. Qui. Sette. Prendo. Idro. Tocca a me. Pesco. Vai. Skill dello starter. Anche se perdo l'attacco. Vabbè, no, in realtà no. 3, 4, 5, potete fare anche meno di controllare tutto, cioè. Vanguard, 8. Vai. Heal. Stand. Andare. Stand Endodoro. Mani povere, dove trovarle? Garuda. 9. No. Niente, vai. Tocca a me, stand e draw. Raido Mer, vera sole 2, vera sorella. E anch'io preferisco semplicemente ti attacco. Due. Niente. Critta a caso. Poi no. Stand draw. Che mani del cappero. Allora, annientatore. Stride. Non faccio nessun effetto perché non c'è niente da confinare. E non sposto neanche lo start. 26.000 vanghe. Prendo. Niente. 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 Però se faccio comunque le fate di Zoras. Tanto non ho niente, non ho niente. Te ne pigli due e te le bindi. Oh, io pesco. Vado a fare stride. Con Nectaria. Gioco Isaac qua. E il crittino qua. E sai che ti dico? No. Perché me la spacchi. Ti attacco. Questa era che se colpiva. Riscelgo una lettera, la prendo in mano e cerco una copia. Vai, pesca. Uno, due, tre. Danno. Niente. Allora, scelgo questo effetto, scelgo Isaac, che è l'8000 del cavolo. Recupero copia. Dopodiché, ormai, nel suo turno, gioco anche l'effetto di Chulim. Quando un elettro mi torna in mano, sono Vanguard con duo. Controbasso, torno nel mazzo e ne cerco un'altra. Sempre di quella che hai. Sempre di quella che ho buttato in mano. Che mi sembrava di giocarne di più, invece ne gioco solo due. Comunque ho rimescolato un critico nel mazzo. Buttalo via. Che schifo lo fa. Stand andrò. Mani brutte e veramente dove trovarle? E vabbè, facciamo così. Stride. Direttamente di cocco. Ho buttata lì, però non mi sfoltirti un attimo, non mi farti usare la PG che hai in mano. Quindi effetto di Conquer. Giro una copia, non si spacca nulla. Power up. 10,
e più 10 perché hai due vuoti, due spazi vuoti davanti. Che bella mano. No. 36.000 Vanguard. Prendo. Niente. Critta al Vanguard, più 5 di qua. Critta al Vanguard e più 5 di qua. Mi sembra giusto. Beh. Heal. Che parte. Che parte. E niente. E 29. Non stai a fare i calcoli. Grazie. Io pesco. E direi già di provare di provarla. Raido. Mer 2 Eterna sorella. Break Ride. Quindi, essendo con 4 danni e Raido sopra Mer 2 vera sorella, mio Vanguard prende per 10.000 e guadagna l'effetto che quando attacca a Counterblast 1 riprende in mano tutto il campo. Mm-hmm. E schiero 2. Gioco qui rosa. Lei qua. Lei qua. E dietro gioco io. Effetto di rosa, essendo che il mio Vanguard ha un'abilità con Limit Break, prende più 3. Direi che entro in battle. Faccio 16 Vanguard. Allora, non ci sono, diciamo, effetti on hit. L'unico, no. L'unico effetto che parte comunque è quello di rimbalzare in mano tutto. Ma quello va a Vanguard. Prendo. Più 5. Comunque il resto qua sono 19. Sulla retro. Anzi. Ciao. Attacco Vanguard 21. Attivo la skill, quindi di me. Counterblast 1. Riprendo in mano l'intero campo. E scelgo due carte e le rischiero. Schiero lei. E schiero lei. Dopodiché si attiva l'effetto di Rio, aspetta che in realtà 10.000 ci sono ancora, l'effetto di Rio, che quando viene rimbalzata in mano, Counterblast 1, Soul Charge 1 e pesco 1. 21 Vanguard. E non hai critici aggiuntivi? No. Al momento. Quasi, praticamente mai. Vai. Cerco uno, ora ce l'ho. Critico. E 5.000 li do a questa qua. 2. Niente. Secondo, cura che parte. Mm-hmm. Limit break di duo Mer vera sorella. Counterblast 1. Scarto 3. Rosa. Questa e io. Raido dall'anima. Vabbè, facciamolo così si vede bene. Raido dall'anima Mer. Stendata. Scelgo. Se lo faccio, scelgo una carta chiamata duo Mer, duo Eterna Torrella. Mi torna in mano, ma se lo faccio devo scartare una. Scarto questa. Effetto suo. Quando il Vanguard viene raidato, lei prende più 10. Detto questo, hai cercato una seconda volta, a me ci provo comunque. 11 Vanguard. Io ti dico comunque no pass. Ok. Cerco 1, cerco 2, draw trigger. Pesco. A differenza, cioè è un attacco in più in base a dove la metto, lo do di qua. Che questo è 17, non fa niente, però questo è 23. 23, ma comunque no. Ok. Che cosa questa non posso. Questa non l'avevo contata, voleva giocare, vediamo, spiego di avere un po' di chiurlo. Stand. Draw. E c'è chi dice forse. Ma mi tocca fare stride ancora così, quindi. 2. Uh-huh. 1. Con qua. Effetto di Vanquisher. Di Vanquisher, giro 1.
ti spacco e bindo. Quello è il classico bitone da 12, quindi questa. Effetto dello starter. Si prende più 3, più 3. E poi vediamo di provare a cambiare un po' le carte in tavola. Una e una 2. Questo lo sposto momentaneamente davanti. E effetto di drago della conquista. Giro Oh, ha così tanta difesa in mano. coppia. Ti spacco uno nella fila frontale, quindi via quello. Tutta la mia fila frontale prende più 10.000 per ogni... Sì, prende più 5.000 per ogni spazio vuoto, quindi più 10, 1 e più 10, 2. Effetto dei due starter. Parte il primo. Torno nel mazzo. Mescolo. Tanto ce lo rifai, quindi. Pesco uno. E counter charge 1. E parte anche il secondo. E pesco una seconda. E ho fatto 3 virgolette bene. Poi tu ritorni giù e power up te li tieni. Tu qui. Ok, che mi fa 12, quindi colpisce. Tu qui. E vanquisce. Sì, è un caso. E vermiglio. Vermiglio. Allora. Questo prende più 3.000 in GB1, quindi 12.000 E Vanguard. ti dico che te lo paro. 36.000 Vanguard. Su questo PG. No, fammi un attimo vedere. Questa volta non in mano. Ah, ne ho due. Ok. Scarto una merda. Niente. Niente. Ne ho messi due, spero di cliccarne almeno uno. Ok. Stand e più 5. Ancora. Sempre più 3.000 quando attacca, quindi 17 Vanguard. No. E 11. Tranquillo. Ok, pigli. Buono. Stand e draw. Io ritorno break ride. Più 10.000 è l'effetto che quando attacca ripiglio in mano la board. Per poi andare a giocare. Questa, questa, questa. Fammi un attimo guardare. Avrei a disposizione un altro. Ma no, perché comunque torno in mano prima, quindi no. Però posso fare così. E così. Aspetta, 8-16. Sì, lo faccio. Gioco la pescata, la carico in anima per dare più 3.000 a qualcosa. 3.000 di qua. E poi dai qua. Bene, entriamo in battle. Sono 16 Vanguard. 10. Qua sono 21 perché sono 12 più 7, 19 più 3, 21. No. Ti attacco con Mer. Attivo la skill di Breakride. Ripiglio in mano tutto. Schiero 2. 21. Draw. Pesco e 5.000 li do qua. Break ride. Counter blast 1. Ora sul corda 3. Counter blast 1, scarto 3. Counter blast 1, scarto 1, scarto 2, scarto 3. Raido dall'anima mer. E riprendo in mano il grado 3. E prende più 10.000 lei, perché ora le ho messo già i 3 in Vanguard. E poi scelgo una carta alla mano, la scarto per via del che ho recuperato. 11 Vanguard, 2. check 1, check 2, niente. 18 Vanguard, 10. 17 Vanguard. 10. Ok, però i conquer li ho finiti.
stand draw. Stride. Ci sta. L'effetto di Vanquisher. Giro 1. E ti bindi questa. Si spacchia e bindi. E lo starter si becca più 3. Allora, sicuramente serve un altro peso in mano come minimo. Però facciamo te giocare. Non hai più carte in mano tu giusto adesso? No, 0. 12 Vanguard. Per i soliti più 3000. 10. 26. Sì. Skill della Viverna, 6-3 più danni in supporto da 10. Don't worry. Be happy now. Ci sta? Più 5. Niente. Però pigi. È critico. Un critino. Allora, fermi un secondo qua. Finito in mano, due scudi da 10 e un crit. Poi per il prossimo. Qui sei un 17. Qua sei già 5, 11, 26. Sì, 26. Sì, no, 11, 16, sei un 18. Non cambia niente dove do i 5. Sì, sono praticamente la stessa colonna. Esatto. Quindi facciamo così. Okay. 5 da una parte. Ah, aspetti. Vabbè, tanto avrei comunque parato perché non è che posso far tanto. Già. 22.000. Ho 22, questa è quella che mi conviene pararti con PG. Per quella mi bastano 10. 11, 18, 19. 10. Stand e draw. Io comunque vado a fare ride anche se non potrò fare poi la break ride. Però almeno... Beh, in realtà, aspetta, solo, sto solo facendo questione di potenza, quindi stride. Nectaria. E gioco lei. Tu hai la possibilità di pararmi tutti gli attacchi per ora. Quindi io ci provo, devo sperare almeno in un esco. 26. E io che tu non ce l'abbia. Mi basta già un innesco. Ce n'hai vinta tua, probabilmente. PG. Quindi ne scarto uno. E sì. Posso girare un danno. Che l'ho giocato anche prima. Quindi per me l'ho fatto bene a far stride in realtà, perché ho il triple check. Eccolo. Lo do tutto ovviamente a quella rossa. Perché tu adesso qua hai un 17, qua hai un 12, tu hai un 10. No, in realtà puoi ancora farci. Me ne serve un altro. Me ne serve almeno un altro. Eccolo. E niente. E 12 Vanguard. Devi intercettare. Aspetta un momento, 12. Quello diventerebbe un... Questo è un 22 con due, che fa 3 danni. 22. Quindi ti conviene prendere questo, sperare. Esattamente quello che... Infatti se splettavo i crit forse era meglio. Già. Niente, basta.